Buongiorno a tutti, sono Paola Fendoni, ipnologa e scrittrice del libro Andata e Ritorno. E se ti piacciono i miei contenuti, iscriviti al mio canale YouTube cliccando sulla campanella in basso. Perché il narcisista è avaro? Che cosa si nasconde dietro questa ossessione? L'avarizia consiste nella tendenza, spesso irragionevole e ostinata, all'accumulo di denaro o di beni e nel rifiuto, più o meno esplicito, di condividere con gli altri ciò che si possiede, anche quando gli altri manifestano generosità verso l'avaro. Lo spiroscio arraffia tutto ciò che può e se le circostanze lo costringono a dare qualcosa, preferisce darsi per malato, inventare scuse al limite del ridicolo o interrompere un'amicizia piuttosto che corrispondere anche in minima parte quando hanno ricevuto dagli altri. Un avaro autentico non vi offrirà mai un caffè e tantomeno una cena. Indipendentemente dal numero di volte che è stato vostro ospite, vi farà costantemente i conti in tasca e biasimerà il vostro stile di vita poco accorto, credendosi più furbo e più intelligente di voi. Al massimo della generosità, riciclerà in malo modo un regalo fingendo di averlo scelto con cura, ma riuscirà a dileguarsi accuratamente per il vostro compleanno o dopo aver ricevuto un dono importante per non correre il rischio di dover ricambiare un qualcosa. L'eccessivo attaccamento al denaro si presenta come una caratteristica isolata, ovvero non è da intendersi come un vezzo un po' fastidioso della personalità, perché la tirchieria contiene in sé altre più insidiose implicazioni psicologiche e interpersonali. Spesso chi è avaro è anche ipercontrollante nei confronti degli altri, è sospettoso, malizioso, machiavellico, narcisistico. Va in cerca di continue conferme circa l'altrui opportunismo perché sembra essere amaramente persuaso che al mondo esistono solo due categorie di persone, i falsi e gli ingenui. Rifugge dai primi e sfrutta i secondi. Questo fa degli avari persone affettivamente isolate, anche quando riescono a mantenere rapporti stabili. La sola forma di relazione che li rassicura è la dominanza, la possibilità di gestire gli affetti con la stessa rigida parsimonia con cui adoperano il denaro. Esigono di avere sempre l'ultima parola e di prendersi ogni decisione solamente loro. L'avaro è tormentato dallo spettro della scarsità. Non vuole, come comunemente si immagina, arricchirsi alle spalle degli altri. Piuttosto teme che il dare qualcosa a qualcuno possa rovinarlo, possa turbare il fragile equilibrio psicologico su cui basa la sua idea della realtà. Così chi vive nell'avarizia vede il male dove non c'è alcun male, travisa generosità con la stupidità, scambia la disponibilità con l'opportunismo e vede il successo altrui come risultato di illeciti e di macchinazioni. L'avarizia non va assolutamente confusa con la parsimonia. Ci sono persone che per attitudine o necessità amministrano con estrema attenzione le proprie finanze, ma in nessun caso vengono meno al principio di reciprocità. Il tirchio, invece, viola costantemente la reciprocità, indipendentemente dalla propria capacità economica. Non si preoccupa che il proprio comportamento possa risultare inadeguato, offensivo, non empatizza con i bisogni degli altri ed è incapace di riconoscerli perché è troppo concentrato sulla necessità di proteggere il suo tesoro. Oltre la maschera dell'avaro adulto, c'è spesso un bambino ferito, emotivamente deprivato, inibito che ha imparato ad aggrapparsi alla sicurezza degli oggetti per contrastare la convinzione frustrante e profonda di non poter contare sull'amore degli altri, sulla condivisione, sulla reciprocità e sulla costante presenza degli altri. L'avarizia è un tratto socialmente ben tollerato, eppure può avere conseguenze gravi e invalidanti sul benessere dell'individuo, creando solitudine, disadattamento, depressione,
ansia, conflittualità interpersonali, separazioni, divorzi. Possono avvicinarsi attraverso intere esistenze e avvilire senza che l'avaro prenda mai coscienza che questa ossessione per i soldi, per il possesso, per l'accumulo siano alla base della sua infelicità. Se pensi di avere a che fare con persone di questo tipo, attenzione, non bisogna fare di un'unica erba un fascio, non tutti i narcisisti sono tali e se hai bisogno del mio aiuto, contattami alla mia email paolafendi@gmail.com. Ricordiamoci che ci sono vari tipi di persone e non tutte sono uguali. Se dovete andare a capire un qualcosa di più sulla persona che avete appena conosciuto o che è il vostro compagno o che è vostro marito o volete conoscere qualcosa di più sui vostri amici, contattatemi. La mia email ve l'ho lasciata. A presto e al prossimo video.